Oggi non voglio parlare della questione AMSIC che va verso la naturale soluzione, anzi molti mi hanno scritto, specie su Twitter: dottore, ma lei non sta dicendo nulla, non parla, perché non dice il suo pensiero? Perché aspettavo che arrivasse a conclusione quello che per me ormai era chiaro, che era una schermaglia di trattative e che questi cinesi sono un po' così: un giorno ti dicono A, un giorno dopo dicono B, cercano sempre di trattare il miglior prezzo, ma hanno trovato un osso troppo duro per loro e quindi la cosa si chiuderà per come il Napoli e l'ha impostata, punto. Svoltiamo però, andiamo avanti. Si va a Coverciano, si cambia albergo. Gli sfottò sono partiti da Firenze e da tutto il resto d'Italia. Ma io vorrei ricordare che la frase di Maurizio Sarri: solo gli stolti, gli stupidi e coloro che fanno finta di non capire la possono interpretare in maniera sbagliata. Maurizio Sarri non ha detto quello che realmente pensava, perché non lo poteva dire. Lo scudetto l'abbiamo perso a Milano, vedendo in televisione Inter-Juventus. Punto. Perché se anche il Napoli avesse vinto a Firenze, lo scudetto era perso comunque, perché non avremmo più acchiappato la Juventus. La partita Roma-Juve, come al solito, è stata una partita accomodata in campo, nel senso che i giocatori a fine stagione raggiungono il risultato che serve senza doversi manco parlare, e nella logica naturale delle cose del calcio italiano, che non è un calcio dove il fair play prevale. Quindi noi torniamo sul luogo del delitto, dove si è infortunato Insigne, dove è stato buttato fuori Koulibaly, dove abbiamo perso uno scudetto. No, andiamo per ripartire, perché questo Napoli senza Amsic dirà la sua lo stesso.